Eccoci qui amici di My Soccer Player, ben ritrovati dal Washington Parisio e da Davide Guzzardi che è qui per voi per raccontarvi la 20ª giornata del campionato di eccellenza. Spizzata di testa, attenzione, favolisce Panariello. Panariello finisce giù, l'arbitro ha già il cartellino in mano, credo che sia il colore peggiore e arriva il cartellino rosso. Una situazione di svantaggio, forse più recuperabile di un'inferiorità numerica. Parte Adamo, il tiro ribattuto, poi ancora il palo! E la palla resta lì e alla fine ci arriva Caparro e il pallone finisce in calcio d'angolo. Sette uomini in area di rigore, una folla. Questo pallone è prolungato sul secondo palo e l'arbitro fischia un calcio di rigore. Calcio di rigore per il fallo di Sidibé. Arriva il fischio di Merlino. Guidani parte con il destro, Caparro indovina ma non ci arriva. Cacciottolo, il tiro di Cacciottolo, il pallone che filtra verso il secondo palo. Niente, attenzione, qui se ne va Gesmundo, il tocco di Gesmundo, il salvataggio sulla linea ancora. 20 minuti da quando è cominciato il secondo tempo, adesso sì che siamo quasi a metà. Aquilani la bomba da fuori, pallone alto che rinuncia all'apertura a destra per cercare un dribbling abbastanza improponibile e l'arbitro estrae il cartellino rosso. Classica goccia che fa traboccare il vaso, mentre qui Spirito rischia di trovare l'Eurogol. Lontana anche Minna. Da Silva, il pallone fuori. Bispuri, area di rigore. Bispuri, Caparro, poi sotto porta. Il tapin di Mollo. Difficile quello dell'arbitro con questa partita che finisce in questo momento col triplice fischio di Giuseppe Merlino. Il Formia accade in casa e rimanda l'appuntamento con la prima vittoria del suo girone di ritorno.